coloro che sono le comunicazioni che la direzione gara effettua nei confronti dell'equipaggio. Attenzione, Manuel Bracchi di Gdoglio, un piede destro piombato, forgiato nel metallo pesante. Eccolo qua, dalla Valtellina, pronto a far valere il suo nome anche sulle strade dell'Ossola, dopo che già a Due Laghi di un paio di anni fa hai fatto valere il tuo talento. Manuel. Sì, siamo felici di essere qui perché questa terra mi piace particolarmente, la gara bellissima, speriamo che ci sia il sole adesso e che domani non ci faccia tremolare, dai. Grazie. In bocca al lupo ragazzi, buon divertimento ed è sicuro che anche per il pubblico divertimento assicurato, perché come maneggiano? L'avventura fa seguito con i colori della Blue Thunder, il numero 136, primo di classe, secondo di gruppo e udite ai diamanti, 28esimi assoluti con il numero 136, Manuel Bracchi, Nick, Nicola, Doglio. Ragazzi, la Bracchi Airlines torna a volare anche sui cieli dell'Ossola. Ti ha fatto anche l'adesivo, Bracchi Airlines, eccolo qua. Complimenti. No, ragazzi, intanto prendetevi la coppa, giustamente, anche i bacetti, non è ovviamente ne approfitta. Manuel, gara strepitosa, come sempre, dove hai goduto di più, dove l'aereo è decollato davvero sul serio? No, siamo partiti un po' storti ieri, anche le prime due o tre di oggi, no, le prime due di oggi. Poi abbiamo messo in quadro un po' tutto e tutto molto 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 bello, a parte la sfortuna della pioggia sull'ultima che ci ha fatto scendere un po' in classifica, però... Pensate un po' se no... No,
siamo molto felici comunque. Ti è piaciuto questo Vaglio Solane? Gara stupenda e stupendo il pubblico, c'è tantissimi appassionati, tantissimo tifo, bellissimo. Signori, Mauro Albracchi, Nicola Toglio, 28esimi assoluti, primi di classe 6, secondi di gruppo. Con il numero 136 sono arrivati nei 30 assoluti, due della Blue Thunder, e se non è talento questo...